Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione questa mattina alle KK Hotel con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, il tecnico Zdenek Zeman e il direttore sportivo Daniele Dellicarri. Sono rimasto per vincere, ha detto Zeman. Qui a Pescara mi trovo molto bene, la squadra è buona ma ancora incompleta, la società sa dove deve intervenire. La notizia che ha acceso gli entusiasmi l'ha data il presidente Sebastiani proprio in chiusura di conferenza stampa. Stiamo preparando un grande colpo, ha detto il massimo dirigente biancazzurro. Con le immagini di Antonio D'Ottavio andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa di oggi. Ci racconta un po' il giorno dopo l'eliminazione contro il Foggia, ha subito detto sì, accetto il nuovo corso, accetto di rimanere, perché? Abbiamo sempre detto che a Pescara sto bene, si può lavorare bene e ho ancora la voglia. Continuo a dire finché ce la voglia e finché penso che posso dare qualche cosa ai giocatori, voglio stare sul campo o sulla panchina, che ormai sto più in panchina che sul campo. Per il direttore e per il presidente, la domanda per il direttore è se ci può dire qualcosa in più sull'attaccante, nel senso che sembrava fatta per l'arrivo di Tomassini, piaceva a voi e Tomassini ha detto espressamente che vuole venire a Pescara, poi è tornato forte Spalluto che invece voi avete detto a suo tempo che non seguivate più. Se ci può dire su questo chi è favorito dei due. E per il presidente, a proposito degli atteggiamenti che dicevano i colleghi, ieri qualche giocatore un po' più grandicello di quelli che c'era anche l'anno scorso ha dimostrato un atteggiamento diverso rispetto ai giovani del primo tempo. Significa che c'è qualche uscita pronta? Il Pescara come si comporterà in questa circostanza se vi chiedono di andare via? Grazie. Allora, no, le evoluzioni del mercato sono talmente... noi siamo abbastanza con le mani libere prima di tutto, che quella è la cosa più importante. Le evoluzioni sono tante durante il mercato, cioè abbiamo ancora un mese e 10 giorni a disposizione. Abbiamo valutato tante cose nella lista di quelli che, dei giocatori che abbiamo guardato personalmente. Sicuramente sono due giocatori interessanti. Oggi non c'è il vantaggio di uno piuttosto che il vantaggio di un altro o di un altro ancora, insomma. Però valutiamo con calma anche lì. Tutti e due no? Tutti e due. Ma io non credo si possa ragionare su questa cosa dopo 4 giorni di preparazione. È una prima partita dove giustamente il mister ha voluto vedere il primo tempo tutti i ragazzi che sono arrivati e che hanno sicuramente stimoli superiori a quelli che invece il mister conosce. Certo, magari questa cosa lo fa anche un po' incazzare, no? Però voglio dire, è naturale che magari il Dacasso piuttosto che l'Alcornero, piuttosto che il Masala ti faccia vedere qualcosa in più rispetto a uno che sa che comunque il mister lo conosce, sa che quello che ti può dare. Poi è evidente che lui vorrebbe, ma tutti quanti vorrebbero vedere il massimo impegno sempre, pure nella partita contro la squadra della seconda categoria. Però sappiamo che è così, no? Poi le partite vere sono diverse, però devo dire, se io Dellicarri non ha guardato la partita, l'ho guardata, e se io la devo guardare da esterno, il primo tempo è piaciuto di più, è naturale, no? Ho visto delle belle cose, ho visto dei concetti tipici del mister, e ieri in alcuni ragazzini mi sembrava di rivedere il primo allenamento che vidi in quel posto bellissimo dove andammo in ritiro San Martino, nel 2011, bello, bello. Delle cose da parte di qualche ragazzo che si vedeva e c'era qualcosa in più. Quindi, buongiorno, dal mattino io ho detto l'altro giorno che purtroppo quando tu cambi, perché in Italia non siamo abituati, a vedere i nomi, a leggere i titoloni, Dellicarri fa questo lavoro, quindi quando porta dei ragazzi a Pescara, sapendo com'è la piazza di Pescara, sapendo quali sono le caratteristiche dei giocatori che chiede il mister, dobbiamo imparare a conoscerli, però è evidente che sicuramente a Pescara porterà ragazzi che hanno qualcosina, dopo che devono dimostrare, ma sicuramente non vengono quelli che sono scappati di casa. Se questi giocatori un po' più grandi mostrano sofferenza e vogliono andare via, come si comporterà il Pescara? Ma non mostrano sofferenza, poi chi mostra sofferenza, chi vorrà andare via, alza la mano, come diceva Dellicarri. Noi abbiamo, credo che per la prima volta da quando io faccio il presidente del Pescara, non abbiamo assillo, nel senso che quelli che dovevano andare via sono andati via, non abbiamo problemi di nessun tipo, per cui
se qualcuno non ci vuole stare, vuole andare via, sicuramente non è che ci metteremo a piangere, ci sarà tempo e modo per sostituirli, però non credo che ci sia questa intenzione qua. È evidente che magari qualche sofferenza di più c'è, perché non è che il mister pettina le bambole durante il giorno, siccome ci si allena e ci si allena anche forte, quelli che non sono tanto abituati magari soffriranno qualcosina in più, però adesso è l'inizio. Mister, io le volevo fare le mie ultime due domande sugli attaccanti, uno centrale e uno esterno, se ci può dire le caratteristiche di cosa cerca a fianco a Vergani, che tipo di attaccante centrale vuole, se dovesse andare via Colai, se Russini è il giocatore perfetto per lei o comunque che caratteristiche cerca, grazie. Vabbè, caratteristiche, come caratteristiche ci sono questi che abbiamo attualmente noi, ragazzi svegli, tecnicamente bravi, e gente che vede la porta, spesso chi c'è, chi non c'è, in più non si sa, anche perché per me il discorso di mercato devono coincidere due cose, esigenze della società, esigenze dei tecnica della Roma. Russini per me è un giocatore che mi piace, l'ho seguito quando ero a Foggia, lo stiamo prendendo in inverno, purtroppo non c'erano condizioni, se non ci sono condizioni non c'è problema. Stiamo cercando di fare un colpo importante. In testa. Stiamo cercando di fare un colpo importante. Alla Rafia. Se ci riesce.